Salve, come possiamo vedere i nostri due eroi si stanno dirigendo verso il castello di Zelda. Il loro amico, il Super Mago, ha consegnato loro per errore una mappa sbagliata e li ha messi nella ingrata condizione di essere catturati dalla terribile strega da un momento all'altro. Specchio, specchio delle mie brade! Chi è la più bella del reame? Allora... No, Zelda, ricominciamo con questa vecchia storia. Non fare lo scemo, specchio, rispondi! Dicevo, c'è qualche spiffero qui, non trovi? Non sarebbe meglio... Smettila di cambiare argomento! Allora, chi è la più bella del reame? La più bella del reame? Sì! Stai guardando il reame? Dai, canta! Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane... Non fare lo spiritoso! Ti ho fatto una domanda! No, basta! Non posso più andare avanti così! Bugie, bugie, io mi odio! Ma come mi è venuto in mente quel giorno di dire che tu... Rispondimi! No, non me lo chiedere! Non me lo chiedere! Non posso mentire ancora! Sono arrivato! Non ce la faccio più, sono a pezzi! Che succede? Il sistema di allarme sta arrivando qualcuno. Vediamo chi è. Fai questo vestito da cowboy su una nuvola. Sempre insieme con me. Un film che ho già visto... Eccola! Una mongolfiera che si avvicina al castello! Il castello è vicino! Guarda, c'è qualcuno sulla torre! Scommetto che è una principessa! Vi prego, salvatemi! Venite più vicini, ecco, così! Ehi, lei è una principessa, vero? Per favore, salvatemi! Sono prigioniera da tanti anni! Oh no! Non mi sembra proprio una principessa! Non lo è, infatti. È Zelda, la strega. I nostri amici cercano di battere rapidamente in ritirata. Ma vedete? La mongolfiera è rimasta impigliata alla punta della torre e sta precipitando! Perbacco, siamo finiti dentro il cortile. Guarda, te! Fine lavoro! Ah, finalmente libero! Lei chi è? Sono il conte di San Francisco. Per lunghi anni sono rimasto imprigionato. Ma... Con il conte di San Francisco libero, signori, la strega ha chiuso. Eccellenza! Ora entreremo nel castello, Nespa. Ma lei si trova già nel castello. È come noi, del resto. Oh, dannazione! Attenti, sta arrivando la strega. Presto, non c'è tempo da perdere. Seguitemi! Come fa a conoscere la direzione giusta? Molto semplice. Ho scavato questo tunnel per 30 anni. Ho cercato in tutti i modi di evadere dal castello, ma non mi è mai riuscito di farlo. C'è un cartello qui. C'è scritto, osserva, dormi. Beh, non facci caso. In effetti significa vicolo cieco. Ho messo questi cartelli per confondere la strega. Lei non si è mai confuso con i cartelli? Oh no, ho un segreto. La memoria. Girare a destra significa girare a sinistra. E girare a sinistra? Significa andare dritti. E andare dritti? Oh! Quella è la trappola della porta. Qui c'è un altro cartello. Andare verso l'alto. Che cosa vuol dire? Beh, questo è facile. Vuol dire siamo perduti. 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 Non perdete il prossimo effervescente episodio che si intitola Uno dei nostri piccioni è una gallina.